Sarà una stagione speciale quella per i 250 anni del Teatro Fraschini di Pavia. Un cartellone di altissimo livello, dalla prosa che vedrà la compagnia di Pippo Del Bono alla musica con il progetto di collaborazione con i solisti di Pavia, senza dimenticare ovviamente l'opera e la danza. Noi abbiamo a lungo discusso su come valorizzare questa ricorrenza e abbiamo convenuto che il modo migliore fosse quello di guardare proprio al futuro, perché questo è un teatro vivo e quindi presentare una stagione, quella del 250esimo, ci è sembrato il modo migliore per ricordare questa ricorrenza. La sua bellezza, questo teatro, in realtà potrebbe già essere di per sé un museo e viene infatti visitato e ammirato per quello che è, ma in realtà è il contenuto la sua forza, la capacità di ammagliare, di colpire, di coinvolgere ancora come da 250 anni fa il pubblico. Il Fraschini si aprirà però anche alla città con i concerti della Domenica dei Talenti che si terranno in Aula Golgi. Previsti anche eventi speciali come il concerto dei 250 anni che si terrà il 14 ottobre e il musical di Capodanno. Il programma completo degli appuntamenti è consultabile sul sito web del teatro. Fondazione Banca del Monte di Lombardia e Banca Intesa hanno confermato il loro supporto come sponsor e il Comune ha annunciato nuovi investimenti nei prossimi mesi. Sì, abbiamo cercato di fare naturalmente il meglio, visto considerato i 250 anni del teatro, ma abbiamo pensato principalmente al futuro, quindi una serie di operazioni presente e futuro. Già una serie, diciamo, di lavori erano state fatte all'interno del teatro, ne faremo anche degli altri, quindi l'investimento forte sarà anche questo, in funzione poi del fatto di una serie di spettacoli e di una stagione che riteniamo sia una bellissima stagione per quanto riguarda i 250 anni.